Eccoci allora in T-Pad, abbiamo terminato il nostro rilievo, adesso possiamo, eccolo qui, quindi abbiamo fatto tutto il nostro rilievo con la strumentazione GPS a nostra disposizione, andiamo un attimo sulla lista dei punti, questi sono tutti i punti che sono stati battuti in fix, prendiamo un punto qualsiasi e vediamo che all'interno di T-Pad, oltre alle coordinate geografiche, geocentriche e cartesiane, vediamo che ci ha dato la possibilità anche di calcolare quelle che sono le matrici di varianza e covarianza. Ricordo, le matrici di varianza e covarianza sono dei numeri statistici che permettono quindi di verificare quello che è la qualità, la bontà del dato acquisito solo per quanto riguarda rilievi fatti in RTK con baseline. Ok? Quindi detto questo, possiamo procedere ad esportare il nostro rigetto per poterlo poi elaborare e importare in topografo. Andiamo nel menu contestuale del libretto, andiamo su Importazioni ed esportazioni e clicchiamo su Esporta su archivio. Abbiamo la possibilità di allegare eventuali foto o video fatte all'interno in fase di rilievo o fare procedi. A questo punto mi permetterà di salvare il file, dando il nome del file, all'interno della memoria del dispositivo Android. Cliccando su salva, quindi la troveremo nella cartella download. Facciamo salva. Poi, essendo collegata a internet, noi possiamo tranquillamente andare a condividere il file su applicazioni come Drive, Dropbox, Gmail, quindi possiamo inviarci tranquillamente il nostro file direttamente sul dispositivo. Detto questo, quindi facciamo per esempio Gmail, mi vado ad inviare quindi quello che è il mio un'email, supporto, ok, oggetto rilievo T-Pad e facciamo invia. Quindi verrà inviato automaticamente alla mia email. Per quanto riguarda, quindi facciamo un attimo, verifichiamo, ok, se l'email viene inviata. Nel frattempo è possibile anche ovviamente andare a collegare con via cavo USB il dispositivo Android al PC e recuperare il file zip dalla memoria del dispositivo nella cartella download. A questo punto possiamo procedere poi ad importare adesso nella fase successiva il file in topografo. Una volta che abbiamo scaricato quello che è il file da T-Pad, vediamo come è possibile andarlo a importare in topografo. Andiamo nel menu Home, c'è cioè Importa T-Pad. Andiamo a selezionare Importa File. Noi abbiamo scaricato il file, quindi abbiamo estratto e all'interno di questa cartella del rilievo l'abbiamo praticamente selezioniamo appunto il database, clicchiamo su apri e automaticamente il programma topografo permette di andare a elaborare direttamente il nostro rilievo e già con un sistema di proiezione definita da T-Pad, quindi non vediamo tutto direttamente già in grafica. Questo ci permette di velocizzare moltissimo quello che è il processo di importazione da T-Pad a topografo e inoltre di mantenere quelli che sono i sistemi di proiezione, perché ci permetterà poi eventualmente di fare portare modifiche, di poter ricaricare un nuovo libretto di T-Pad per poter poi eseguire ulteriori rilievi o tracciamenti anche con il software di campagna.